Raspugni Alessandro, presidente del Club Motori di Modena, Scuderia Modena Corse. Siamo qui grazie all'Autodromo di Modena e alla 18ª Motori Rim Fest, un evento che sta prendendo piede da diversi anni, nato in un parcheggio, e oggi è grande la soddisfazione di averlo in un autodromo finalmente che ci appoggia, appoggia le associazioni modenesi. Ci saranno tante personalità e persona veramente importante quest'anno alla 18ª Motori in Festa è Alex Pignone, che ve lo presento. È un pilota che da Modena andrà a correre in America, quindi un po' di modenesità la porterà e anche un po' i colori della nostra scuderia. E ringrazio tutti quanti i partecipanti, quest'anno direi iscrizioni record, prossimo anno punteremo a fare una due giorni. Ringrazio il patrocinio, il comune di Modena, l'ACI di Modena, l'Automobile Club di Modena e soprattutto l'Autodromo di Modena, che ci ha dato un grande grande appoggio. Vi saluto e vi presento Alex Pignone. Ciao a tutti, è veramente un piacere e un onore essere qui con Alessandro e con tutto il Club Motori di Modena. Io da sempre sono loro amico e porto nel cuore il Club Motori di Modena negli Stati Uniti. Si comincerà con Daytona per la prima di NASCAR con il team GDL e con i colori della Red Devil, e si continuerà poi con tutto il campionato per arrivare poi in Xfinity Series sempre nel 2016 a Phoenix in Arizona. Sono onorato di essere qui, riceverò oggi il mio casco nuovo che non ho ancora visto per tutto il campionato NASCAR. Grazie al Club Motori di Modena e grazie a tutta Modena, grazie a voi. Sono Elena Barbieri e sono qui all'Autodromo di Modena per parlare della casa di Fausta, che è una casa che sta nascendo dietro il Policlinico per i bambini malati di tumore del reparto di oncoematologia del Policlinico di Modena. Siamo qui perché siamo stati invitati dall'associazione Modena Motori per raccogliere dei fondi. Abbiamo qui davanti dei mattoni disegnati da Alessandro Rasponi, che ci ha invitato e ci ha permesso di poter portare a tanta gente il messaggio che comunque la casa di Fausta è una casa che ospiterà sì le famiglie dei bambini malati di Modena, ma riguarda tutta Modena, perché ogni bambino può teoricamente ammalarsi, ma è giusto che si sappia che i bambini possono anche guarire dai tumori. Quindi noi siamo qui oggi per far sì che queste famiglie abbiano la possibilità di vivere lontano da casa, in una casa accogliente, e grazie anche alla donazione di questi mattoni del gruppo di fumettisti di Modena, mattoni a fumetti, che hanno dirottato alcuni mattoni che erano stati disegnati per i terremotati per la casa di Fausta. Perché la solidarietà, secondo me, è giusto che abbia dei fini anche molto precisi e entusiasmanti, come nel caso vostro, però è anche la solidarietà, è anche vero che non ha confini, non ha limiti, quindi l'importante è fare cose utili per chi ne ha bisogno per vivere tutti un po' meglio. Ringrazio ancora tutti i fumettisti che hanno donato i loro mattoni e speriamo, insomma, che la gente abbia a cuore queste famiglie che hanno sempre più bisogno di noi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono qui, sento i motori, la musica che piace a me, sono in rappresentanza dell'ACI per ricordare e per ringraziare gli amici di Modena Corse. È un evento bellissimo quello di oggi, c'è tanta gente, soprattutto ci sono tutti gli ingredienti necessari per far funzionare queste manifestazioni: la passione per i motori, la guida sicura, la guida sportiva e anche un'attività sociale che vede Alessandro Rasponi come sempre protagonista. Quindi da parte di ACI Modena, della Citalia e della XAI, i migliori auguri di buona domenica a tutti. La mia presenza qua è per suggellare un saluto, una collaborazione, ma soprattutto per essere uno dei tanti che oggi qua ha semplicemente fatto vivere il nostro autodromo. C'è una partecipazione straordinaria, la giornata ha aiutato molto perché il meteo oggi, meglio di così forse non potevamo tra virgolette prenotarlo. Noi come amministrazione
possiamo solo confermare una grande tradizione sui motori. Modena ce l'ha, gli appassionati, ma soprattutto tutto l'indotto economico. Io, per quanto riguarda la delega sportiva, non posso che continuare un lavoro che è stato fatto e che deve vedere da qua ai prossimi 5 anni un aumento delle possibilità non solo di investimento ma anche di coinvolgimento delle persone. Lisa Bertacchini, presidente di Equilandia Club. Giornata in collaborazione col Modena Corse, è stata una giornata entusiasmante, sempre di cavalli si tratta, nel senso che noi trattiamo l'equitazione sui gruppi integrati, quindi equitazione per tutti, per bimbi dai 4 ai 16 anni, e l'abbiamo vissuta con dei cavalli a motore ed è stata un'esperienza unica. I nostri ragazzi hanno vissuto emozioni indicibili. Io per prima ho ancora un carico di adrenalina incredibile, quindi esperienza meravigliosa, grazie al Modena Corse, grazie agli organizzatori di averci dato questa bellissima opportunità.